Prima scena, l'ingresso a Gerusalemme. Quando si imparava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
Dove vuoi che andiamo a preparare perché ti possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo: andate in città, vi si farà dato un uomo che trasporta un'anfora da me. Seguitelo, e dunque io mi dirò alla loro di casa. Il maestro manda a dire: dov'è la mia sala che possa mangiare la Pasqua insieme ai miei discepoli? Egli vi mostrerà una grande stanza da piano superiore, già arredata e pronta. La preparata per voi. Sì, il figlio dell'uomo se ne va, in conformità a quanto sta scritto di lui. Guai però a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe meglio per lui che quell'uomo non fosse mai nato. Certo, lo spirito è pronto, la carne però è debole.
Sono io, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra
Thank you.
inscrizione. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce, che era scritto: Gesù di Nazareno, re dei giudei. Molti giudei messero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero a loro:
La sepoltura vennero i soldati che spezzarono la